Cari amici di Organum, oggi vorrei parlarvi di un altro compositore del quale mi sono interessato di recente, purtroppo non più ricordato e conosciuto da ben pochi. Si tratta del maestro Arturo Clementoni. Vediamo un po' di conoscerlo un po' meglio. Dunque, Clementoni, sapere, nasce a Potenza Picena. Il padre Serafino gestiva un frantoio, per cui una famiglia di semplici, umili origini, e aveva ben quattro fratelli. Sin da bambino fece parte del coro Santo Stefano di Potenza Picena, diventandone nel giro di breve tempo anche organista e maestro. Si diplomò al Conservatorio Rossini di Pesaro in direzione e strumentazione per banda a soli 20 anni. Frequentando però nel contempo, e la cosa qui mi interessa un po' di più, anche la classe di organo. La guerra purtroppo del 15-18 lo costrinse però ad interrompere gli studi, spingendolo fino in Albania. Fu congedato finalmente nel 19 e poté quindi riprendere a studiare, conseguendo nel 23 il diploma di organo e composizione organistica. Qualche anno più tardi andò a Loreto per perfezionarsi nello studio dell'organo con gli organisti della Santa Casa, per cui Mattei, Tebaldini e Barbieri. Una targa a lui dedicata è stata apposta ad Ascoli. Il largo è stato intitolato a questo insigne musicista ascolano di adozione, quale riconoscimento per la sua intensa attività artistica in città. Nel 1924 il vescovo dell'epoca Apollonio lo chiamò ad Ascoli, nominandolo organista e direttore della cappella musicale della cattedrale. Nel Duomo sono presenti due organi realizzati da vari esponenti della famiglia Paci, famiglia di artigiani protagonisti dell'arte organaria ascolana tra l'ultimo quarto del Settecento e il primo del Novecento. Nella cantoria, dunque, situata in controfacciata, dentro una monumentale cassa, vi è lo strumento del 1873, opera di Vincenzo Paci, che fu coadiuvato dai figli Giovanni e Enrico. Si tratta di uno strumento a trasmissione meccanica con 30 registri distribuiti su due tastiere. L'altro invece un positivo costituito da 8 registri con tastiera corta di 45 tasti è situato nel fianco meridionale dell'abside centrale e vi è collocato dunque dopo essere stato a lungo nella cappella del Sacramento per volere del vescovo Giovanni d'Ercole nel dicembre del 2015. Esso fu realizzato, questo strumento, nel 1854, sempre da Vincenzo Paci, riutilizzando parte però dello strumento di Gaetano Callido del 1786. Gli anni ascolani furono particolarmente felici per la sua attività di musicista e di insegnante. Riuscì infatti ad istituire, per esempio, la scuola gregoriana, oppure per il seminario la corale e anche in quello teologico dei cappuccini. Intanto è particolare che il palazzo, ex sede del seminario vescovile, è un edificio oggigiorno monumentale che fu danneggiato parecchio dagli eventi sismici del 97. Oggi è adibito però, da quanto mi risulta, a residenze di pregio e a locali commerciali. Fondò però inoltre la scuola ceciliana per i giovani della diocesi e quella anche gregoriana nel monastero delle Benedettine. Nel 1934 vinse il concorso per la cattedra di musica negli istituti magistrali e cominciò quindi ad insegnare appunto nell'Istituto Trebbiani, dedicandosi contemporaneamente anche allo sviluppo della società filarmonica ascolana e collaborando alla nascita dell'Istituto Musicale Spontini, dove insegnò per vari anni. L'Istituto Spontini si inserisce nel contesto della tradizione musicale e teatrale della città ad Ascoli Piceno,
Tra l'altro è convenzionato con il Conservatorio di Musica Rossini di Pesaro. Organizza, da quanto mi risulta, le attività formative propedeutiche ai corsi accademici di primo livello, corsi liberi e amatoriali per tutte le età, corsi poi di danza classica e moderna e il corso di teatro e oltretutto anche di musicoterapia. Ci portiamo dopo al 1950, per cui a metà secolo scorso, nel quale vinse il concorso nazionale con la composizione di una messa celebrativa, la messa con la messa Missa Jubilaris. In tale occasione, Papa Pio XII gli conferì l'onorificenza della Commenda dell'Ordine di San Silvestro. L'ordine equestre pontificio di San Silvestro è un ordine cavalleresco della Santa Sede ed è uno dei cinque ordini cavallereschi concessi direttamente dal Papa come supremo pontefice e capo della Chiesa Cattolica e come capo di Stato della Città del Vaticano. L'ordine era universalmente conosciuto come uno dei più antichi della Santa Sede, anche se la sua data precisa di inizio del conferimento rimane però incerta. La più antica onorificenza di cui ci sia giunta traccia risale però al 1539, quando venne conferito da Papa Paolo III alla famiglia Sforza. Penso però sia stata più eseguita invece la messa conciliare a una voce e organo in lingua italiana dedicata al vescovo Marcello Morgante in ricordo appunto del Concilio Vaticano II, forse anche per la facilità di esecuzione, la quale ci ricorda ad orecchio la ben più celebre però composizione di Picchi. Dato il suo talento e la sua grande disponibilità, la città di Ascoli Piceno gli conferì la direzione artistica del teatro Ventidio Basso. Dei due teatri storici cittadini, l'altro è il Filarmonici, è il teatro di maggiori dimensioni ed importanza. Ospita la stagione lirico-concertistica di prosa, balletti, concerti, anche di musica leggera e convegni. Il maestro Clementoni è morto ad Ascoli Piceno nell'84 e a lui è stata intitolata anche la Corale Polifonica Ascolana. L'opera per organo è composta principalmente per la liturgia. Lo possiamo dedurre anche dai titoli, Colloquio mistico, canto elegiaco, elevazione, contemplazione, aspirazione, corale festoso. Non mancano certamente poi gli spunti mariani, tipo supplica alla Madonna, oppure i temi graditi del Natale, come una deliziosa novelletta, un idillio pastorale. Gli spartiti ci donano anche alcune informazioni sui contatti con altri insigni strumentisti, come le dediche, ad esempio, a compositori organisti noti all'epoca come il maestro Napolitano, a cui è dedicato Cristo Risuscito, oppure Aspirazione al maestro Gallina, insegnante del Conservatorio Rossini di Pesaro, Ave Maria a Volpi, organista della Santa Casa di Loreto, Colloquio mistico a Ferrari, organista di Voghera, senza mancare poi i ricordi ai più cari affetti familiari come all'amata consorte e alla figlia in più brani. Alcune opere sono poi segnalate in sede di concorso di composizione, come ad esempio Contemplazione nel 1948. Il linguaggio è quello tardo romantico, incline ad un sobrio modernismo che tiene conto delle risorse di uno strumento di stampo siciliano, ricco di fondi. A questa dimenticata figura di musicista ho dedicato una certa attenzione, perché scrive bene. Potrete trovare le sue opere per organo
sempre all'interno di questo canale e a mio avviso meritano di essere ascoltate. Buon ascolto.